e ehm, ci spostiamo sulle, Repub... sulle pagine di Repubblica Bologna nella pagina di Economia CISL, lavoro intermittente, giovani a casa il segretario regionale Graziani il 90% dei contratti sono precari e ati... atipici il tasso di disoccupazione under 29 è del 30% unico dato positivo per il sindacato l'aumento degli iscritti e noi abbiamo realizzato un servizio su questi dati e su altri ancora con Giorgio Maria Leone in nove mesi sono diminuite del 10% in Emilia-Romagna le assunzioni a tempo indeterminato, in favore di quelli a termine e del lavoro atipico. Chi paga di più la crisi sono i lavoratori, ha detto il segretario regionale della CISL Giorgio Graziani. L'occupazione è in calo e si assume in rapporto di lavoro non stabile nel 90% dei casi in Emilia-Romagna purtroppo va come in tutta l'Italia, il dato è di grande sofferenza, l'occupazione chiaramente è in calo, eh, crescono soltanto i rapporti intermittenti come dati di assunzione mentre il tempo indeterminato come rapporto di lavoro non riesce a riprendere nonostante abbiamo anche attraverso il patto per la crescita eh, cercato di incentivare. Venerdì i sindacati confederali protesteranno davanti alle prefetture per chiedere al governo e all'INPS di sbloccare il pagamento della cassa integrazione in deroga. Anderemo in piazza, ai presidi, davanti alle prefetture a dare il nostro contributo perché si sblocchi prima della fine di questa legislatura. Servono patti territoriali a sostegno del lavoro, ha detto il segretario bolognese della CISL, Alessandro Alberani, commentando la previsione del sindaco Virginio Merola di investimenti per un miliardo di euro in quattro anni. Siamo felici, però vogliamo vederli e vogliamo capire dove saranno spesi. Noi abbiamo già. Fatto delle proposte, bisogna aiutare i lavoratori e le famiglie con strumenti fiscali, secondo il tema del welfare, cioè bisogna assolutamente aiutare chi si trova in una situazione di difficoltà in una logica di politica di sviluppo.